la piemontese del pedale Ossolano, e dopo il campionato d'Italia di Comano Terme 2016 sta per alzare le braccia al cielo, lo fa in questo momento. Forza Comano, fate sentire uno scrosciante applauso ancora lei, campionessa d'Italia, una felicità incontenibile per Francesca Varale. Il dito, il pugno al cielo, quasi non ci crede, quasi non ci crede. Terza vittoria stagionale per la piemontese di marzo del pedale Ossolano. Ecco il gruppo, una decina di atlete a giocarsi la seconda posizione. Una decina di atlete a giocarsi la seconda posizione. In maglia pedale Ossolano, Francesca Varale. Maglia di colore consegnata da Renato Pilotto, presidente della Federazione Ciclistica Italiana. Francesca Varale, pedale Ossolano, per il secondo anno consecutivo a Comano Terme sei campionessa italiana. Ripetersi è difficile, ma tu ce l'hai fatta. Sì, sono molto contenta perché sapevo che era molto difficile vincere un'altra volta, però sapevo che ce la potevo fare e ci ho provato fino in fondo. Era un'azione che avevi già pianificato, immagino di sì, visto come è andato l'anno scorso. Sì, ci avevo già pensato, anche se non ero tanto sicura come l'anno scorso perché... avevo intenzione di scattare nello stesso posto, avevo paura che riuscissero a starmi dietro le altre. Quando hai capito che saresti diventata campionessa italiana anche per il 2017? Non lo so, sinceramente, sulla salita ogni tanto mi giravo e vedevo che c'era un atleta della VO2 che mi stava quasi recuperando, però poi gli ultimi 100 metri non vedevo più nessuno e arrivata in fondo più o meno ho capito che ce l'avrei fatta un'altra volta. Una dedica per questa vittoria? La dedica va sicuramente a mio nonno che è mancato poco fa, e so che sarebbe contento, e anche alla famiglia. Emma Redelli, Valcar PBM, medaglia d'argento ai campionati italiani su strada 2017. Oggi Francesca Varale era veramente imprendibile. Sì, è una ragazza che vabbè è molto simpatica e tutto, poi soprattutto brava in salita, e quindi io ci ho creduto lo stesso in salita e sono riuscita a fare una buona seconda posizione e sono davvero felice. E nulla, sono riuscita a vincere la volata e sono felice. Ringrazio tutta la mia squadra, mio papà e tutta la mia famiglia che mi sostiene sempre, e anche se non è una vittoria vorrei soprattutto dedicarla a queste persone che ci sono sempre e alla mia compagna Claudia che purtroppo ha avuto un incidente. Speriamo che guarisca presto. Carlotta Cipressi, dopo 7 vittorie in questa stagione oggi è arrivata una bella medaglia di bronzo, un po' una ciliegina sulla torta in questa stagione comunque positiva per te. Beh, questa stagione è stata bellissima, ha iniziato bene e sta andando ancora meglio. Questo terzo posto è un'altra, diciamo, affermazione di quest'anno e non posso chiedere altro. Bellissimo bronzo e è andata benissimo, dai. In tanti si aspettavano un attacco da parte della Varale, in effetti è arrivato, però non ce l'avete fatta a riprenderla.
Beh, immaginavo, dai, l'anno scorso ha fatto la stessa mossa, quindi si poteva, diciamo, anche immaginare. Ho cercato di tenere la ruota, però dai, è stata fortissima, ha scattato e, diciamo, avevo consumato un po' delle mie energie anche nei giri precedenti e quindi è stato un po' più difficile, però non posso chiedere altro, è andata benissimo comunque.